Entriamo nel cuore, nel vivo della rassegna Lecco Città dei Promessi Sposi 2019 con l'avvio della seconda settimana, sabato 26 ottobre alle ore 18, la grande inaugurazione del completamento del restauro e del riallestimento del Museo Manzoniano, sito al primo piano di Villa Manzoni. Dopo tanti anni, grazie a un finanziamento del MIBACT, a cui si è aggiunto un secondo canale di finanziamento, grazie alla partecipazione a un bando di Fondazione Cariplo, l'amministrazione comunale e il SIMUL hanno potuto realizzare il restauro del piano terreno con l'allestimento di un nuovo percorso museografico-museologico che ci accompagna nella riscoperta del romanzo I Promessi Sposi. Un percorso che vedrà completamente rinnovato lo start. Inizieremo proprio dall'ingresso nell'ala nobile per completare il percorso poi nelle sale delle scuderie. Percorso che vedrà l'allestimento anche di alcune sale con apparati multimediali. Un nuovo museo al passo con i tempi, capace di accogliere un turismo non solo culturale ma anche e soprattutto scolastico, che è e sarà sempre di più una delle grandi fortune di Villa Manzoni. Un restauro che per l'amministrazione segna un punto di arrivo del proprio mandato e un punto di partenza verso il futuro restauro di questa villa, che dovrà completarsi negli anni futuri non solo nelle scuderie e nel primo piano dell'ala nobile, ma anche per i giardini. A seguire, nelle settimane e nei mesi successivi, verranno presentati ulteriormente alcune aree che andranno a completamento di questo restauro. Verranno riaperte le cantine, che saranno rese fruibili e utilizzabili per eventi culturali, così come la cappella e la sagrestia, che verranno interamente restaurate al loro interno grazie a un'importante donazione che la Fondazione Comunitaria delle Chiese Onlus ha voluto fare verso la nostra città. Dopo il primo weekend che ha visto, come sempre, una grande partecipazione di pubblico, una grande richiesta di adesione alle proposte più qualificanti, quale la Locanda Manzoni che abbiamo tenuto sabato nelle scuderie, cominciamo nella seconda settimana con alcuni appuntamenti che coinvolgono nel tema di luoghi da vivere, cioè la valorizzazione dei luoghi manzoniani con iniziative di nuova fisionomia. Cominciamo proprio a lavorare a Pescarenico con quella che è una nuova produzione realizzata con Teatro Invito, con la regia di Luca Radelli, incentrata sulle vicende della monaca di Monza e della fuga di Renzo Lucia da Lecco per sottrarsi alla persecuzione, alle mire di Don Rodrigo. L'epicentro di questa azione, di questo spettacolo itinerante che coinvolgerà centinaia di persone, sarà proprio la direttrice che va dal convento stesso di Pescarenico, che in una maniera un po' anche irriverente trasformeremo sì ancora nel convento di Padre Cristoforo, ma anche nel convento della monaca di Monza, dove ben altre vicende si svolgono, per collegarsi invece poi con Piazza Aera e l'area, diciamo, prospiciente a quel tratto in cui, come dice Manzoni, il lago diventa fiume, per poi tornare a avere le sembianze ancora una volta di lago. Oltre all'azione teatrale sulla monaca di Monza, avremo da un lato la partenza dei primi laboratori dedicati alle scuole sulla realizzazione, valorizzazione e storia, funzione delle barche tradizionali del lago di Como, e d'altro canto avremo anche la presentazione di un libro giovedì 24, Piume e Stelle, nel solco invece del format Una città per Manzoni, cioè appuntamenti in luoghi inconsueti, non di solito deputati alla cultura. Tutto il solco poi andrà a svilupparsi sempre in questo tipo di filone, perché ancora la settimana successiva ci sarà, per esempio, sempre a Pescarenico, da Cecco il pescatore, la presentazione di un volume realizzato da un appassionato che appartiene a una famiglia che dal 500 ha sempre esercitato la professione della pesca, l'attività della pesca nel quartiere. Si arriverà venerdì 1 novembre a un'altra lettura interpretativa in uno spazio insolito, che sarà quello di un luogo di archeologia industriale, di un ex capannone
che oggi è adibito alla realizzazione, alla produzione, alla vendita, alla proposta di candele tradizionali, di candele artistiche. E quindi in questo luogo, che si chiama Lume di Candela, si terrà questa altra lettura, sempre accompagnata da un aperitivo.